Buongiorno, sono Fabiola Romani, la conduttrice del TG alle T4 Blog. Ultima ora, passiamo alle notizie. Jesolo fermati dalla polizia per un controllo in auto. Avevano un coltello e un manganello. Denunciati due trentenni, giovedì 24 ottobre, gli agenti della polizia locale di Jesolo hanno provveduto alla denuncia di due uomini per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere, avendo rinvenuto in loro possesso un coltello con lama da 9 centimetri e un manganello estensibile in metallo. I due oggetti sono stati trovati durante un'attività di ispezione del veicolo, una Fiat Punto, a bordo del quale viaggiavano i due uomini, entrambi trentenni di nazionalità straniera. Il fermo del mezzo è avvenuto verso le ore 17:40 in zona est del Lido nel corso della programmata attività di controllo del territorio. Da accertamenti è emerso che lo stesso era scoperto da copertura assicurativa e a bordo era presente una targa prova in corso di validità, ma senza valida delega di utilizzo sul veicolo fermato. I successivi controlli hanno poi rivelato diverse violazioni relative proprio all'utilizzo della targa prova da parte dei due. Gli agenti hanno quindi proceduto alla contestazione della violazione al codice della strada, con applicazione della sanzione accessoria del sequestro del veicolo per confisca. Durante la successiva ispezione del mezzo sono stati infine rinvenuti il coltello e il manganello estensibile, per il possesso dei quali i due uomini sono stati denunciati. Nella giornata di sabato 26 ottobre, inoltre, gli agenti del Comando Cittadino hanno provveduto alla denuncia per danneggiamento e porto d'armi di una cinquantenne di origine straniera. Verso le 17:30, infatti, alla centrale era giunta la segnalazione di una donna che a bordo di una bicicletta si spostava lungo via Bafide con un cartello stradale all'interno del cestino della bici. Raggiunta la donna per l'identificazione, è risultata priva di documenti. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto all'interno del cestino anche un coltello da cucina. Per tali ragioni, la donna è stata denunciata per danneggiamento e porto d'armi. Musile, strada provinciale 51, chiusa al traffico per incidente. Due feriti non gravi. Dalle 19 la strada provinciale 51 chiusa al traffico per incidente. Due feriti non gravi. Dalle 19 la strada provinciale 51 Musile di Piave Passarella è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi a seguito di uno scontro frontale tra due veicoli, uno dei quali piombato giù dall'argine. Siamo in territorio di Musile di Piave, poco prima dell'intersezione con via Intestadura. Sul posto i vigili del fuoco di San Donà di Piave e due ambulanze del SUAM 118. Stando a quanto si è appreso, entrambi i pazienti sono stati trasferiti all'ospedale di San Donà, codice giallo di media gravità. Al volante delle due vetture c'erano una ragazza e un uomo, quest'ultimi che si trovava nell'auto finita giù dalla scarpata. Ha rimediato le ferite maggiori. Nessuno comunque è in pericolo di vita. TG finisce qui. Io vi ringrazio di avermi seguito. Ci vediamo alla prossima. Un bacio da Fabiola Romani. Ciao!